Questa è una domanda, ripeto, difficile, ma cosa si può fare per risolvere il problema delle microdiscariche? Mettersi d'accordo, fare un protocollo d'intesa, mi dica un po' in sintesi, secondo lei come si può risolvere? La prima cosa intanto è la vigilanza. La vigilanza e le risorse per poter fare la vigilanza. Guardie ambientali volontarie, come per esempio stiamo facendo nel Parco Fluviale dell'Alcantara, e finanziamenti da parte della Regione agli enti parco, perché non, gli enti parco non hanno le risorse, per poter vigilare su questi territori e su questo territorio che è importante. Voglio tra l'altro ricordarti che il 15 di aprile passerà sui territori dell'Etna, nel Giro di Sicilia, e quindi la promozione, quello che dovrebbe essere la promozione di territori, diventa la promozione delle microdiscariche che in questo momento pullulano lungo la nostra quota 1000. Chiaramente tutto questo è inaccettabile, è chiaro che è una questione di brevissimo periodo, ma è una questione di impostazione. La risoluzione non è del problema non è semplice, passa per la formazione dei bambini, passa per la vigilanza e passa per quella sensibilità che purtroppo pochi cittadini non hanno, ma è un prezzo che poi questi pochi cittadini fanno pagare alla comunità tutta.